Luca Zambon, candidato sindaco con la civica omonima e legato alla lista Letizia Moratti, presenta i suoi 32 candidati consiglieri in vista delle amministrative del 14 e 15 maggio. Mi candido e ci candidiamo per dare un'alternativa civica alla città di Sondrio, un'alternativa civica apartitica e apolitica. Vogliamo dare a Sondrio un progetto civico col cittadino al centro del nostro programma. Lo sponsor di Letizia Moratti, la presenza, la lista che collega Letizia Moratti è una straordinaria opportunità. Lei è sicuramente un appoggio a Milano, non coinvolta in questioni politiche, può darci una spinta in più, può permetterci di aprire su Milano vari progetti e varie opportunità, tra cui la possibilità di portare a Sondrio un'università. Nel nostro programma c'è l'apertura verso le università milanesi, creare un polo a Sondrio e in provincia di un'università, e questo possiamo farlo anche grazie al suo appoggio e alle sue conoscenze. Partiamo e facciamo la presentazione da un negozio sfitto, perché negli ultimi anni abbiamo visto che i negozi a Sondrio chiudono, i bar chiudono, i ristoranti chiudono e vogliamo necessariamente invertire questa tendenza. Crediamo che le Olimpiadi saranno una gigantesca opportunità, ma ci sono dei problemi da risolvere prima. Ci sono i parcheggi che sono un problema a Sondrio, il parcheggio al Policampus è stato reso a pagamento, c'è una corsa alla multa nei parcheggi in centro. Noi vogliamo invertire questa tendenza, vogliamo ripartire da lì per permettere a Sondrio di rinascere, per permettere a chi vuole aprire un negozio, un'attività, di tornare sul territorio cittadino. Vogliamo far sì che Sondrio veda una nuova primavera nei prossimi 5 anni.